Come trattare e curare la sindrome di Down. È comune per sperimentare una vasta gamma di emozioni quando il bambino è nato con la sindrome di Down. Mentre avete la gioia dalla nascita del vostro bambino, sarà anche bisogno di conoscere la cura per le sue particolari esigenze di assistenza sanitaria. La maggior parte delle famiglie scelgono di aumentare il loro bambino, mentre alcuni considerano affidamento o l'adozione. I gruppi di sostegno e le organizzazioni possono aiutarvi a prendere la decisione migliore per la tua famiglia. Il trattamento per la sindrome di Down si concentra sul fare in modo che il bambino ha regolari controlli medici, aiutando il bambino a sviluppare, a guardare per i primi segni di problemi di salute, e di trovare sostegno. Con il trattamento e il supporto, si può aiutare il bambino a vivere una vita felice e sana ottenere il vostro bambino regolare cure mediche. Si può aiutare il bambino a rimanere in buona salute, programmando controlli di routine. Questo aiuterà a identificare, gestire e monitorare eventuali malattie e problemi di salute che le persone con sindrome di Down hanno una maggiore probabilità di sviluppare. I medici cercano di problemi specifici in varie epoche, come la cataratta e altre malattie degli occhi durante il primo anno di un bambino. Questi controlli sono anche un buon momento per voi e il medico per parlare di tutte le preoccupazioni che avete. Molti genitori hanno preoccupazioni simili come i loro figli crescono, tra cui preoccupazioni appena nati, come ad esempio dove trovare sostegno emotivo e di conoscere la sindrome di Down. Preoccupazioni infantili, come quello che terapie vostro bambino può avere bisogno e come prevenire i raffreddori. Preoccupazioni prima infanzia. Come il modo di insegnare comportamenti sani, le abilità sociali, e la dieta ed esercizio fisico. Preoccupazioni infanzia media e tarda, come il modo di sostenere l'indipendenza e l'istruzione, e che squadre sport il vostro bambino può giocare. Preoccupazioni adolescenti e giovani adulti, come ad esempio cosa aspettarsi durante la pubertà e l'età adulta. Aiuta il tuo bambino a sviluppare. Anche se può prendere più tempo per il vostro bambino ad imparare le competenze di master, si può essere sorpresi di quanto lui o lei sarà in grado di fare. Con l'incoraggiamento, il vostro bambino può imparare abilità importanti. È possibile aiutare il bambino impara a camminare, parlare o mangiare da solo. È possibile aiutare il vostro bambino a fare amicizia e fare bene a scuola. Più tardi lo si può aiutarlo a imparare abilità di lavoro e forse vivere in modo indipendente. Ottenere il trattamento per problemi di salute. Il vostro bambino può sviluppare problemi di salute legati alla sindrome di Down, come le infezioni dell'orecchio, problemi dentali, o problemi di comportamento. Lui o lei può avere bisogno. Farmaci, come gli antibiotici per le infezioni dell'orecchio e ormoni tiroidei per un ingrossamento della tiroide. Ipotiroidismo. Intervento chirurgico per correggere problemi come difetti cardiaci, occlusione intestinale, o problemi alla colonna vertebrale. Diversi tipi di terapia, come la logopedia, consigli nutrizionali da un dietista registrato, o la consulenza per problemi di comportamento. Le famiglie dei bambini che hanno la sindrome di Down possono avere bisogno di altri tipi di risorse, come ad esempio. Assistenza finanziaria. I bambini con sindrome di Down hanno esigenze particolari che possono creare ulteriori spese per la famiglia. Alcuni servizi pubblici statali e federali contribuire a coprire i costi di alcuni programmi. L'importo che il bambino riceva dipende da cose diverse, come il reddito e il livello del vostro bambino di disabilità. Per scoprire l'assistenza finanziaria nel vostro Stato. Chiamate del Dipartimento di Stato di Disabilità dello Sviluppo. Pianificazione. Acquisire familiarità con le questioni fiscali e pianificazione per garantire che il bambino avrà cura adeguata e le risorse necessarie a disposizione se si muore. Consulenza familiare. Questa terapia prevede sessioni regolari con un consulente qualificato che ha esperienza di lavoro con le famiglie che hanno bambini con sindrome di Down. È anche importante prendere tempo per voi stessi. Frustrazioni comuni e frequenti alti e bassi possono tutti portare ad esaurimento. Prendetevi cura di voi stessi in modo da avere l'energia per godere il vostro bambino e partecipare alle sue esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Caregiver Suggerimenti. Terapie e sviluppo. Intervento precoce e molti altri servizi terapeutici sono offerti alle persone con sindrome di Down. E gli articoli di questa sezione sono puramente panoramiche e suggerimenti. Tutti i bambini, se hanno la sindrome di Down, o no, sviluppare al proprio ritmo. Sempre parlare con il medico o il terapista del bambino prima di iniziare qualsiasi nuove terapie. Intervento precoce i dettagli su come presto le terapie di intervento possono beneficiare di un bambino con la sindrome di Down, i vari tipi di intervento precoce a disposizione e come accedere ai servizi. Le terapie alternative. Le terapie alternative comprendono una vasta gamma di teorie e pratiche di trattamento. I genitori dovrebbero discutere di qualsiasi potenziale nuovo trattamento con i loro medici per ulteriori informazioni su eventuali benefici noti e gli effetti collaterali. Terapia fisica e sindrome di Down. L'obiettivo della terapia fisica è quello di facilitare lo sviluppo delle abilità motorie, come una buona postura, l'allineamento corretto del piede e una buona base per l'esercizio per tutta la vita. Trattamento medico per la sindrome di Down. Non c'è alcun trattamento medico per la sindrome di Down in sé. Tuttavia, chiunque con sindrome di Down ha un aumentato rischio di altri problemi di salute, anche se alcuni non si sviluppano mai nessuna. Problemi di salute più comuni incontrati dalle persone con sindrome di Down sono difetti cardiaci e della tiroide, muscolare, articolare, la visione, e problemi di udito. Condizioni viste meno spesso nella sindrome di Down sono la leucemia e convulsioni. Un certo numero di approcci diversi sono utilizzati per il trattamento di queste patologie. Farmaci. I farmaci sono usati per trattare alcune delle condizioni mediche che possono accompagnare la sindrome di Down. Per esempio, una persona che ha un disturbo convulsivo può essere dato un farmaco antisequestro e qualcuno con un problema alla tiroide possono assumere farmaci per la terapia ormonale sostitutiva della tiroide. Medico e altri specialisti. Se il bambino viene diagnosticato con sindrome di Down, il pediatra è il professionista sanitario principale per la gestione dei suoi problemi medici. Il trattamento chirurgico per la sindrome di Down. Difetti cardiaci congeniti. Circa il 40% dei bambini con sindrome di Down sono nati con questi difetti. Alcuni sono lievi e possono migliorare la propria, ma quelli che sono più gravi in genere richiedono un intervento chirurgico. Difetti gastrointestinali. Circa l'1% dei bambini con sindrome di Down sono nati con fistola tracheoesofagea, che provoca soffocamento e ribolle di latte o una formula. Dal 2% al 15% sono nati con malattia di Hirschsprung, che causa disfunzioni grande intestino. Si stima che circa il 3% sono nati con ano imperforato, in cui l'apertura anale non è presente. Per la sindrome di Down ci sono due tipi di test: ti dice il rischio del bambino e le altre diagnosi sindrome di Down. Test di screening combinato schermo primo trimestre. Questo test di solito è fatto tra il 9 e 13 settimane di gravidanza. Secondo trimestre triplo schermo, questo sangue test misura ormonale e livelli di proteine insieme con estriolo, un ormone prodotto dalla madre e il bambino non ancora nato. È preciso circa il 69%. Secondo schermo trimestre CAD. Questo esame del sangue unisce il triplo schermo con un test che esamina un altro ormone prodotto dalla placenta chiamata Nibina A. Lo screening integrato. Questo comprende lo schermo trimestre prima combinato e il secondo trimestre di gravidanza schermata CAD.